In attesa di una risposta di Federalberghi, la Confcommercio di Sanremo storce il naso di fronte ai numeri ufficiali dell'Osservatorio Turistico Regionale che per la Città dei Fiori avrebbe consegnato un rapporto semestrale straordinario gennaio-giugno con un più 6% globale e addirittura un maggio a più 14%. La conferma arriva dal presidente della Confcommercio, Andrea Di Baldassare. Questo articolo che è uscito, che Sanremo News ha fatto uscire il 6%, con dati ufficiali da parte della Regione, ha un po' creato dello scompiglio a Sanremo tra i commercianti, i quali si sono subito allarmati chiedendosi dov'era questa gente qua, ristoranti, albergatori e commercianti in generale. Non sono dati che non risultano, perché a noi risulta un meno in qualsiasi settore, dagli alberghi ai ristoranti alle spiagge, ai commercio delle vie, dello shopping, c'è un meno assoluto. Quindi non capiamo questo più da dove possa arrivare. Preoccupa anche leggere un articolo per un commerciante che si vede magari fare in certi casi il meno 30%, perché abbiamo anche dei casi dove si fa il meno 30%, leggere c'è un più 6%. Quindi ci chiediamo e chiediamo alla Regione di darci dei dati più precisi, perché non capiamo questo più da dove arriva. Meno 30% in alcuni casi, non saranno naturalmente tutti uguali, ci mancherebbe, però qualche dato che arriva anche dalle presenze negli alberghi non collima con questo 6% o sbaglio? Assolutamente no, perché ho sentito il presidente degli albergatori che mi ha infatti segnalato che anche lui ha sentito i suoi associati e c'è un meno generale dappertutto. Poi ci sarà anche il singolo caso che magari può essere pari o fare un più, ma sicuramente un meno generale. Che cosa imputa questo calo di quest'anno? Perché comunque fino all'anno scorso tutto sommato Sanremo non aveva dei numeri stratosferici, però teneva botta, diciamo, su quelli che erano i numeri degli anni precedenti. Ma un po' tutto, la colpa del calo sicuramente un po' tutto, è dovuta sicuramente da una crisi che comunque persiste, anche se negli ultimi anni c'era un trend a salire, è dovuta da noi, anche tante volte da nostra responsabilità, da parte nostra, dei commercianti, degli imprenditori della città, che magari tante volte dovrebbero investire di più. È dovuta anche da una mancata magari collaborazione tante volte con le amministrazioni zonali per creare calendari importanti e attrattivi per la città. Cosa manca in particolare a livello di manifestazioni per l'estate? Perché Sanremo punta tanto sulle manifestazioni anche di grande qualità, di grande richiamo nei periodi tra virgolette morti della stagione. Cosa manca invece d'estate? Ma d'estate mancano tante cose, secondo me manca, la prima cosa che manca è una collaborazione con i privati, nel senso che chiediamo e speriamo che sarà presto fatto, perché abbiamo parlato anche con l'assessore al turismo, un tavolo di turismo ma creativo e costruttivo. Non ci si può vedere e parlare di cose già fatte o che si sono già decise, bisogna costruire, perché un buon imprenditore, la città deve essere vista come un'impresa, deve costruire, deve pianificare il futuro, e quello Sanremo deve farlo, anche perché Sanremo ha il nome e non si può permettere di rimanere indietro nel calendario eventi rispetto a città come possono essere competitor, come possono essere Alassio o faccio il caso di Alassio, Mentone o Monte Carlo. Ecco, noi dobbiamo essere, siamo Sanremo, amiamo la nostra città e l'imprenditore lo dimostra, anche perché l'imprenditoria comunque sta muovendo. E in questo c'è un trend in questi ultimi anni anche di investitori che vogliono venire dal fuori per investire in città, perché credono nella città, quindi è importante che ci sia collaborazione insieme all'amministrazione. Possiamo dire Confcommercio e tutti i commercianti di Sanremo pronti ad intervenire anche economicamente per collaborare con le amministrazioni, perché chiaramente adesso tra un anno ci saranno le elezioni, quindi non saprà se l'attuale amministrazione verrà confermata o meno, pronti a collaborare in questo senso? Ma sicuramente sì, a parte che Confcommercio non si può permettere di fermarsi e a pensare alla politica, cioè sicuramente ci deve pensare, ma deve essere super partner. Qualsiasi amministrazione c'è e ci sarà, deve essere pronta a collaborare con le associazioni di categoria, anche perché è importante che venga fatto questo. Per quanto riguarda gli imprenditori, ma lo fanno già, infatti tra pochi giorni ci sarà Salve di Gioia, che è un evento della Confcommercio che sarà in città, pubblicizzato insieme al comune, e quello lì è un esempio importante di due giornate di saldi importanti per la città.